Amadei. Legion. Shame. You come to our country to murder us, yet we are the terrorists? All call signs listed. We are mission launch. Repeat, we are mission launch. 18 hours ago, I get a call from Homeland Security saying there's a Marine in detention I need to talk to. Dopo i vari spin-off Battlefield Bad Company e Battlefield Bad Company 2, eccoci alle prese con il terzo capitolo ufficiale della serie DICE, sviluppato con il rivoluzionario motore grafico Frostbite 2, in grado di garantire una grafica ed una distruttibilità con pochi uguali nell'ambito degli FPS. Lo sparatutto in soggettiva targato DICE è famoso per lo più per la sua profonda, longeva e divertente modalità online, ma c'è spazio, come da manuale, per una buona modalità a giocatore singolo. La trama è raccontata con un semplice ma efficace narrazione a flashback, nella quale il suo protagonista, il sergente Blackburn, viene interrogato dai suoi superiori per capire il suo coinvolgimento in alcuni avvenimenti che potrebbero scatenare una nuova guerra mondiale. I fatti raccontati dal protagonista si intrecciano con altri personaggi che, volente o nolente, saranno dei pezzi di un qualcosa più ben grande di loro. Insomma, a livello di trama, nulla di particolarmente innovativo, ma in grado di tenere incollato il giocatore fino alla fine. Il gameplay è qui decisamente scriptato, condito da immancabili sequenze interattive colme di quick time events, senza dimenticare inoltre che la tanto decantata distruttibilità è praticamente assente, salvo pochi momenti prestabiliti dalla regia. Il dettaglio grafico, le animazioni e gli effetti di luce sono invece assolutamente spettacolari, grazie al Frostbite 2. DICE è infatti riuscito a ottenere una grafica tra le migliori disponibili sulla console Microsoft, pur essendo la versione PC indubbiamente superiore in tutto. Menzione d'onore per gli effetti sonori delle armi e esplosioni, che sono senza dubbio le migliori mai sentite negli ultimi anni. Per quanto riguarda il doppiaggio, lo stesso è recitato in italiano ed è buono, pur non raggiungendo la qualità di altri titoli famosi. La longevità delle prime partite in single player non è delle migliori e si attesta sulle 5-6 ore in modalità normale, a cui vanno aggiunti eventuali altri giri per provare difficoltà più elevata o tentare di ottenere ulteriori achievements. Come vedremo però, il tutto sembra essere più di un qualcosa per prepararsi alle vere battaglie che si disputeranno invece in rete. Nel menu principale, oltre alla modalità di giocatore singolo, troviamo l'opzione per la cooperativa a due giocatori e, specialmente, la vera e propria essenza di Battlefield 3, ossia la spettacolare online che può ospitare fino a 24 giocatori. La coop offre 6 missioni affrontabili con un amico o una qualsiasi persona in rete e risultano molto ben fatte e divertenti. Il lavoro di squadra è essenziale ed è indubbiamente meglio giocare tra missioni con una persona della propria lista contatti, meglio ancora se entrambi muniti di microfono per una maggiore coordinazione. L'ottenimento di un buon numero di punti nella cooperativa sblocca nuove armi per il bello multiplayer offerto dal capolavoro DICE. Prima di entrare in una qualsiasi partita è consigliabile fare un tour nel menu di personalizzazione del soldato, il quale offre la possibilità di scegliere tra 4 categorie di combattente. La classe Assalto unisce la potenzialità di un soldato munito di fucile d'assalto con l'abilità di poter curare i propri compagni e rianimarli in caso di uccisione da parte degli avversari. Il geniere è molto efficace contro mezzi essendo munito di lanciarazzi e mini anticarro, oltre che avere in dotazione uno strumento di riparazione per rimettere in sesto i mezzi alleati. La classe Supporto offre invece un combattente armato di mitragliatrice leggera, più esplosivi e un mortaio per aiutare i compagni di squadra, oltre a rifornire di munizioni gli stessi alleati. Per ultima la categoria Scout mischia le armi ed abilità di un cecchino con l'aggiunta di strumentazione elettronica per la segnalazione dei nemici e la possibilità di impostare dei nuovi punti dinamici di respawn per la squadra. Per ognuna delle classi si possono equipaggiare armi universali come fucili a pompa e armi per la difesa personale, oltre a poter impostare delle specializzazioni come maggior numero di munizioni o miglior velocità di scatto. Le modalità includono il classico deathmatch a 24 giocatori e corsa, più la rinomata conquista, fiore all'occhiello dell'online di Battlefield 3. La modalità corsa consiste nell'assaltare e distruggere delle postazioni MCOM, mentre conquista è fondata sul rubare e mantenere le proprie bandiere fino ad azzerare i punti della squadra avversaria. Mentre nel deathmatch le mappe sono delle versioni ridotte di quelle originali per essere meno dispersive, in conquista abbiamo la possibilità di assaggiare la vera potenzialità del titolo. Le nuove ambientazioni sono immense, quasi tutto è distruttibile, non basterà un semplice muro per poterci sentire al sicuro. La balistica è estremamente realistica e precisa, mentre si confermano gli ottimi effetti di luce e il dettaglio in generale, già mirati nella single player. In quasi tutte le mappe è possibile guidare dei veicoli, si spazia dalle jeep ai carri armati agli elicotteri di caccia, tutti estremamente ben realizzati e belli da guidare, anche se inizialmente possono sembrare complessi. Sia le classi che i veicoli possono essere potenziati man mano che si accumulano uccisioni e punti. Inoltre si possono sbloccare nuove armi salendo di grado fino al livello 45. Una modalità multigiocatore davvero immensa e longeva, quasi senza difetti da segnalare.
Anche in un gioco così ben fatto non si può dire che non ci sia nemmeno un difetto. La campagna giocatore singolo, come già detto, si finisce molto rapidamente ed è palesemente scriptata e offre quindi poca libertà di movimento e scelta del giocatore. Discorso differente, come detto poco fa, per quanto riguarda l'online, immenso e vario, tanto da rischiare di creare dipendenza alla lunga. L'online ha avuto inizialmente svelati bug, risolti però nel tempo con varie patch messe in rete da DICE, anche se non sempre tempestivamente, come nel caso delle armi in grado di far grande vantaggio a chi le usa. Oseremo dire in definitiva che si tratta di uno dei migliori e soprattutto belli disponibili sulla piazza, da prendere a mani basse.